Io ho un'opinione molto precisa che sarebbe bene che questa Expo, diciamo, i cui giudizi sono come sempre estremi, ma in realtà tutte riconducibili al fatto di una mancanza di visione complessiva che ha caratterizzato la gestione pratica di questo evento. E qui sarebbe facile spendere una serie di parole, ma soprattutto di aggettivi connotativi molto pesanti. No, noi non lo facciamo questo perché abbiamo deciso, anche coloro che non sono così favorevoli e comunque sono molto critici, che vale la pena che ognuno di noi lavori il meglio possibile per far sì che questo evento riesca bene, perché se riesce male, i costi si distribuiscono su tutti, anche su quelli che la pensavano in modo diverso. Noi come associazione siamo tra coloro che hanno scelto di lavorare al massimo perché questa cosa riesca, pur tenendo conto che all'inizio siamo stati il luogo dove ci sono state molte discussioni ed è stato lo stesso Boeri che ha presentato il suo piano nella sede del Turing in tempi non sospetti, e cioè dopo la vittoria, dopo l'assegnazione della cosa. Allora, detto questo, che bisogna che riesca bene, per quanto riguarda quest'albero della vita, io penso che se si fa bene, se non si fa, non mi sembra una roba drammatica, soprattutto se in realtà rappresenta la fine di una serie di polemiche che fanno sì che questo grande evento sia più conosciuto per le cose che non hanno funzionato o per le compromissioni di cui tutti sono a conoscenza, che non invece per quel tanto di valore che può rappresentare. Ho finito il coso. Mentre invece l'idea di fare un'operazione sull'albero della vita, secondo lo schema di questa mattina, potrebbe benissimo essere recuperata anche in una funzione educativa, in tutte le grandi iniziative che si stanno mettendo in essere nel fuori Expo, cioè tutto quello che avviene nella città, indipendentemente da quello che avviene, diciamo, nella fiera dove l'Expo è ubicato. Quindi credo che questa potrebbe essere una strada non minore. E noi da soli no, ma con altri siamo disposti anche, se non altro, a ospitare un'eventuale mostra, un eventuale ragionamento educativo, insomma, tutte queste cose. Sappiate che noi lì siamo, non siamo periferici, siamo in Piazza Missori, che è una delle zone più accessibili di tutta la città, e questa è la risposta. Mentre, per il merito del dibattito di questa mattina, io volevo partire da due fatti di cronaca, perché diventa sempre più facile fare un ragionamento. Il primo fatto di cronaca l'avevano già accennato prima, e sono fatti, io cito due fatti che conosco perché sotto il grattacielo di Boeri ogni tanto ci passo, e soprattutto sull'altro esempio che poi vi cito. È una zona che conosco bene. Allora, Boeri è un fatto simbolico talmente importante di un cambiamento culturale che ha un valore in sé, indipendentemente dal fatto che sia un'operazione clonabile, asportabile, anche se è un'operazione estremamente elitaria, basta vedere cosa costa il metro quadro. Che però c'ha un fascino dell'idea di tentare un rapporto tra natura e bipedi molto molto preciso. Io non sapevo, stamattina però ho visto anche che ci fossero qualcosa come 11.000 sempreverdi, da 3 a 9 metri, che ci fossero 5.000, non so come si chiamano, arbusti, non so quante migliaia, sì, 17.000 arrampicanti. Cioè, in tutto qualcosa come un centinaio di specie, una roba di questo genere, che sono dati che sembrano banali, ma che in realtà danno l'idea di questa operazione in termini simbolici come una, diciamo, delle eccellenze o comunque delle buone pratiche che si possono mettere in essere in questo paese.
L'altro esempio invece, molto di cronaca, è che a 50 chilometri sostanzialmente da Milano, a Cerro, che lui conosce, che è una frazione di Laveno, che è un delizioso paesino, diciamo, del Lago Maggiore, che noi tutti conosciamo, io poi lì ci ho passato anche delle vacanze, un nonno e suo nipote sono stati uccisi dalla frana caduta sulla loro casa. Allora, quella collina dove gli alberi sono stati, diciamo, sradicati, sostituiti da un prato e da giochi vari, quella collina ha subito nel tempo molti interventi anche di consolidamento, ma nessuno ci aveva avvisato, dice il sindaco, laddove tutti coloro che sono mai passati di lì o hanno vissuto lì scommettevano su quando sarebbe successo un disastro, diciamo, ecologico. Allora, sono due esempi estremi questi qui, cioè uno una buona pratica e uno, diciamo così, un esempio di fatalità, una fatalità, insomma, che non so come dire, quando non si sa cosa dire si dice fatalità, insomma, con cause, diciamo, i cui tasselli sono una filiera di disattenzioni, di responsabilità, di inadempienze, di cui però noi alla fine non conosceremo mai bene fino in fondo gli estremi. Questo è il dato. Allora, il mio ragionamento è questo: fino a quando esiste uno scarto così grosso in questo paese rispetto alla tutela ambientale, ma che tutela ambientale vuol dire anche mettere in sicurezza il paese, non vuol dire solo proteggerlo dalle cose, e continuerà a caratterizzarsi in questo modo, così, con questi estremi, dove purtroppo quelli negativi sono infinitamente superiori alle buone pratiche, e allora credo che segnare con un più, insomma, almeno nel breve medio periodo, una giornata come questa è in parte d'obbligo, ma rischia di essere una testimonianza episodica. Punto. Okay. Detto questo, io stamattina ho sentito tante cose che ho talmente condiviso, e il vantaggio di chi poi parla alla fine è inutile che le ripeta, perché in realtà c'è soprattutto la condivisione di fondo di mettere in relazione questo tipo di giornata, questo tipo di contenuto di questa giornata con il contesto nel quale tutto questo avviene, quindi in una interrelazione tra tutto questo, politica ambientale e politica. Allora, salto tutta questa roba qua, di cui mi sono molto appuntato le cose, ho preso nota delle cose che condivido, e invece vengo a una piccola testimonianza. C'ho ancora un minuto? Due, sì. Che è questa, che il senso, diciamo della mia testimonianza parte da una citazione, ma non vi dico di quando è, perché così no cade tutta la sorpresa, che dice: non esiste una coscienza generale della vera funzione del bosco e della sua ripercussione profonda e ineluttabile su tutta l'economia nazionale. È urgente, è suprema necessità dare la piattaforma d'appoggio del consenso di tutti alle leggi, agli sforzi collettivi e individuali, ai lavori degli studiosi e dei politici. Politici non lo usava l'autore di questo testo. Bisogna creare la coscienza pubblica della funzione complessa e ignorata del bosco, perché soltanto questo permetterà al problema di avere uno svolgimento legislativo adeguato a un'affermazione e a un'applicazione effettiva. È un passaggio di un documento del Consiglio del Turing del 1909, consapevole che fosse necessario portare la discussione al di fuori dell'ambito accademico e creare una coscienza forestale diffusa, in particolare sulla tutela del bosco e del pascolo. Allora, per scendere un po' più nel pratico, siamo nel 1909, il Turing cosa ha fatto? Ha raccolto soldi per far funzionare la commissione di propaganda per il bosco e per il pascolo, e ha deciso di realizzare una serie di pubblicazioni, definiti volumetti, no?
destinate non solo ai soci, ma anche allo spirito dei disattenti, alle grande massa, e alla grande massa. Scopo di questa pubblicazione era quello di trattare le tematiche in forma brillante, accessibile alla media cultura, con perfetta precisione tecnica. Cioè, in pratica, questo è un ragionamento di un signore che si chiama Bertarelli, che ha impostato quella che si chiama divulgazione scientifica dei beni e del territorio e dell'eredità di questo paese. E non a caso le guide rosse, che hanno compiuto l'anno scorso 100 anni con l'Enciclopedia Italiana, sono state considerate le grandi avventure editoriali del Novecento. In pratica, voglio dire, cosa ha fatto questo Turing quando è nato? Faceva tre cose. Ha favorito e voleva, è nato da ciclo turisti, da ciclo amatori, quindi si occupava della bicicletta, si occupava di una cosa ben più impegnativa sostanzialmente, che è diciamo la difesa, il forte irredentismo, cioè c'era una grande inclinazione nazionale. Cesare Battisti era un cartografo del Turing. E poi, niente, si occupava invece di che cosa? Della tutela dei boschi. Allora, da questa storia qua, che è inutile ripercorrere, adesso l'8 di novembre di quest'anno ho compiuto 120 anni, cosa viene fuori? Viene fuori che questa associazione è ricca di patrimoni di conoscenza, vabbè, dei paesaggi, dell'ambiente, cioè tutta la letteratura anche inizialmente ambientalistica sul paesaggio era conoscere l'Italia, cioè è inutile che facciamo questo tipo di cose qua. È molto attuale anche il valore, diciamo, dell'eredità culturale che ha il nostro paese. L'eredità culturale è una roba diversa dai beni culturali e l'Europa si sta orientando verso questa definizione perché non è un bene culturale solo quello che noi intendiamo in modo tradizionale, ma l'eredità è quell'assieme di prodotti di valore universale che siano frutto dell'uomo, del suo rapporto con la natura, che quindi c'è dentro sostanzialmente dalle feste popolari fino all'artigianato, fino al Made in Italy. Allora, questa vicenda che cosa porta? Porta l'idea che per quanto riguarda noi, cioè intendiamo rafforzare questo tipo di funzione di produzione di conoscenza che è, diciamo, il motivo per cui noi abbiamo avuto una storia e anche un ruolo, ovviamente con una strumentazione diversa da quella del passato. Non a caso stiamo facendo un Turing digital, cioè ci stiamo riconvertendo completamente sulle nostre piattaforme di tipo distributivo e conoscitivo, e intenderemo fare una grande campagna di educazione al paesaggio. E non lo vogliamo fare da soli, stiamo tentando, e siamo a buon punto, di farlo con le grandi associazioni ambientaliste. Per fare da soli ha già perso un valore aggiunto fare queste robe da soli. Ovviamente intendendo il paesaggio, ovviamente non solo come contenitore e cartina di tornasole dei fatti e dei misfatti compiuti dall'uomo, ma intendendolo anche un po' il palinsesto delle sue ricchezze, delle sue unicità, delle sue specificità, insomma, della fortissima distintività che ha il nostro paesaggio. Allora, questo è un approccio valido indipendentemente dai contenuti che si affrontino, cioè indipendentemente dal fatto che parliamo di alberi, monumentali, come avviene in questa giornata. È l'unico approccio che a noi permette di svolgere un ruolo talmente, diciamo, importante per i suoi risvolti economici complessivi che alla fine raggiungerà l'obiettivo che si prefigge un'associazione come la nostra, per quanto gli competa, di rendere sempre più attrattivo questo paese, che è il motivo per il quale probabilmente il turismo, probabilmente gli stranieri salveranno il turismo italiano. No, finisco così, insomma, cioè non so se ho dato un contributo al dibattito,
e vi ringrazio. Almeno due aspetti che sono di grande considerazione. Il primo è il Turing, è forse la più antica associazione che tende a coniugare cultura, ambiente, paesaggio, nasce dal basso, è una tipica associazione fra italiani, diciamo, che coltivano la stessa passione, che hanno la stessa tensione verso un comune interesse, e oggettivamente questo è un filo rosso che ci porta da allora fino ad oggi, non soltanto attraverso tutta l'esperienza dell'associazionismo ambientalista, di cui da ultimo Roberto e Francesco sono stati, diciamo, personali incarnazioni, ma anche perché, questo resta un tema d'attualità, stamattina Stella Marino faceva riferimento al fatto che tra gli alberi che sono caduti nel corso di questi ultimi mesi, di queste ultime settimane, grazie a Dio uno non ha fatto vittime, cioè il pino che è andato giù al chiedefono imperiale. Il problema che si pone, mi confidava nei giorni scorsi, è che per la situazione esistente in sito, una situazione per diversi motivi ma non dissimile da quella che c'è a Corso Garibaldi, come ci ricordava prima a Milano Leopoldo Ferrini, è complicato individuare qual è la specie più idonea per una ricollocazione in quel punto. Allora noi ci siamo trovati l'altro giorno in comitato, credo che tra l'altro ci ha raggiunto Andrea Sisti, che è il presidente dell'Ordine Nazionale degli Agronomi, altra categoria professionale assolutamente in prima linea, soprattutto nella gestione del patrimonio boschivo che tu ricordavi, Franco. Ci siamo domandati se non fosse l'occasione ideale, trattandosi di via dei fori imperiali, per quello che significa nella storia della città recente e più antica, non fosse questo uno dei casi in cui scomodare l'idea di fare, per esempio, una consultazione fra i romani, come si usa dire oggi, una consultazione online per sapere qual è l'idea che hanno i romani di quel luogo immortalato in tante fotografie, in tanta metodistica italiana e straniera, ma che certamente, diciamo, segna uno dei punti più noti in tutto il mondo della nostra città. Forse questo è un caso in cui si potrebbe scomodare l'istituto della consultazione online. Diciamo che oggi si ricorre a questo strumento per molto meno, non so come dire.